saremmo quattro ciacole. Sì, sì, in famiglia. Benvenuti a Quattro Ciacole in Famiglia, la trasmissione informativo-culturale a cura della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno d'Istria. Vi lascio a uno stacco musicale e poi sono di nuovo con voi. Quattro Ciacole in Famiglia. Cosa avevi in mente quando ti sei ripresa tutti i tuoi giocattoli e ti sei tolta le scarpe e inseguito gli scoiattoli e ti sei bevuto un intero inverno barcollando al ritorno e una rosa sul polso e una croce sul petto. E non ti devo chiedere, non ti devo chiedere, non ti devo chiedere. Cosa avevi in mente? Tutta un'altra vita. Cosa avevi in testa? Una storia diversa da questa. Cosa avevi in mente quando è scritto in grande non aiutatemi sull'asfalto pulito della strada sotto casa ed hai gridato al mondo non amatemi e poi hai preso la mira, hai sputato la cicca. E non ti devo chiedere, non ti devo chiedere, non ti devo chiedere. Pagano per raccontare domani a tua figlia chi eri, chi eri. L'amore è rito pagano per raccontare domani a tua figlia chi eri, chi eri. Questa vita scolastica. Si è tenuta dall'8 al 10 maggio a Rovigno l'ottava edizione di Photo Days, il festival della fotografia con concorso per le migliori fotografie scattate nell'anno precedente. Hanno partecipato al festival i migliori fotografi croati ed europei,
e oltre ai convegni in materia sono stati particolarmente interessanti l'itinerario fotografico e le mostre allestite in vari punti della città. In tale contesto, venerdì 8 maggio, i membri del gruppo fotografico della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno hanno partecipato all'apertura della manifestazione Photo Days e hanno avuto l'occasione di vedere esposte le loro fotografie scattate durante i laboratori con la Federazione Fotografica Croata, svoltisi da febbraio ad aprile nella sala del Centro Multimediale di Rovigno. Alla mostra sono stati esposti i lavori dei partecipanti e i laboratori della Federazione Fotografica Croata, tra i quali quelli dei membri delle associazioni delle persone diversamente abili di tutta la Croazia, tra i quali gli amici dei nostri allievi, Zvonimir, Ivan, Marina e Corinna. Un'altra volta la fotografia ha unito i nostri ragazzi e i membri dell'associazione che da anni collaborano assieme. Durante la giornata, Klas Medak, Alessia Petrovic, Romina Giuricin, Dino Matoscevic e Monica Popovic, accompagnati dalla professoressa Adriana Ive, responsabile del gruppo, hanno partecipato ai laboratori organizzati nell'ambito della manifestazione e hanno appreso le diverse tecniche usate nella fotografia. Passiamo alla musica, quella cosiddetta seria. I giovani delle scuole rovignesi hanno assistito mercoledì 13 maggio al Centro Multimediale della città di Rovigno al terzo concerto del ciclo di 6 concerti educativi Teorema Musicale. I concerti sono bilingui, realizzati dalla sezione istriana dell'Associazione dei Musicisti della Croazia in collaborazione con l'Università Popolare Aperta della città di Rovigno e sostenuti dalla comunità degli italiani di Rovigno. Teorema Musicale è stato incluso nei curriculum di tutte le scuole di Rovigno, sia elementari che medie, croate ed italiane, con i propositi di suscitare la curiosità e sviluppare l'interesse a seguire gli avvenimenti musicali, sviluppare nel giovane pubblico la consapevolezza delle caratteristiche e qualità della musica ed il potere comunicativo che porta in sé, fornire un'alternativa ai prodotti della cultura di massa ai quali le generazioni più giovani sono costantemente esposte attraverso i media, presentare ai giovani gli esponenti della scena musicale contemporanea istriana. Il progetto è iniziato nel 2006 e di anno in anno il pubblico diventa sempre più partecipe e numeroso. Importante sottolineare l'entrata libera per tutti gli amanti della musica e l'aspetto interattivo e spesso multimediale dei concerti. In tale contesto, mercoledì scorso, la Scuola di Musica Ivan Matetic Roingov di Pola ha presentato, in occasione del 330° anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach, un concerto coordinato e presentato da Maurizia Brajkovic. A suo tempo considerato compositore dallo stile antiquato, oggi invece un grande, il cui nome si colloca al vertice della musica barocca. Attraverso brani scelti dalla sua ampia e varia produzione musicale,
per vari strumenti a solo o complessi, l'attento pubblico ha potuto scoprire perché la musica di Bach, dopo diverse epoche stilistiche, vive ancora come modello e ispirazione per molti musicisti. Quattro ciacole in famiglia. La voce di Rovigno per gli italiani nel mondo. E veniamo alla scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno. Mercoledì 6 maggio, presso l'impianto turistico Stella Maris di Umago, si sono svolti i mini giochi per le scuole elementari di Croazia e Slovenia con lingua di insegnamento italiana. Vi hanno partecipato gli alunni delle prime quattro classi, dai 6 ai 10 anni d'età, 224 giovanissimi sportivi in rappresentanza di tutte le 14 scuole della comunità nazionale italiana, che si sono cimentati in 5 discipline sportive: corsa a 40 metri, salto in lungo da fermo, lancio del vortex, calcio in porta e tiro alla fune. Ora vi riporto i risultati dei nostri piccoli atleti della scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno. Per quanto riguarda il calcio in porta, nella categoria ragazzine la medaglia d'oro è andata a Erika Vosten. Nella categoria ragazzini Luca Zonta ha conquistato l'oro. Nel lancio del vortex, medaglia d'oro Patrick Šupić nella categoria bambini. Veniamo al salto in lungo, dove troviamo al terzo posto e dunque medaglia di bronzo nella categoria bambine, Ambra Damuggia. Nell'unica disciplina a squadre, ovvero nel tiro alla fune, Rovigno si trova al terzo posto, pari merito con Pirano. Per quanto riguarda il medagliere, la scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno è quarta con 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Ma i nostri bambini non sono solo dei bravi sportivi, se la cavano molto bene anche nei componimenti. La Voce del Popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, ha promosso anche quest'anno il tradizionale concorso aperto a tutti i bambini delle scuole e degli asili italiani di Croazia e Slovenia, dedicato alla festa della mamma che si è festeggiata domenica scorsa 10 maggio. Il tema di questa edizione è stato Con la mamma in vacanza. I lavori scritti e i disegni, nonché i nominativi dei bambini premiati per categoria, sono stati pubblicati in un inserto speciale del quotidiano di venerdì 8 maggio. 40 pagine di allegria, disegni variopinti e pensierini e compitini pieni di fantasia e amore per la mamma. Tra i lavori scritti premiati troviamo, per quanto riguarda la scuola elementare italiana Bernardo Benussi di Rovigno, quelli di Leonardo Popovic della prima classe, che scrive: «Io vorrei andare in vacanza con la mia mamma, noi due soli, la porterei nello spazio». Jana Badurina Tomic della seconda classe, che scrive: «Io e la mamma eravamo sulle nuvole a guardare la città dall'alto. Facevamo delle cose fantastiche, saltavamo sulle nuvole e facevamo il picnic. Il cielo era blu e le rondini tornavano dai paesi caldi. Quando battevamo le mani, gli uccellini ci portavano da bere e da mangiare. Dormivamo sulle nuvole. Io e la mamma ogni giorno mangiavamo la torta di cioccolato e ciliegie.
Io e la mamma eravamo come due regine. Avevamo sempre quello che volevamo. Un giorno abbiamo incontrato i nostri amici che si chiamavano Ivan, Leon e Andrea. Giocavamo ogni giorno a nascondino e a chiappino. Passati 5 giorni di vacanza, siamo tornate a casa a vedere i nostri genitori e amici. Ecco il compitino di René Modruchin della terza. Io, quando ero in vacanza con la mamma a Trieste, era un giorno particolare perché l'ho conosciuta meglio. Io l'avevo creduta severa, ma alla fine ho visto che è una persona gentile. In questa vacanza ci siamo divertite moltissimo perché ci siamo quasi perse per via di un negozio. Abbiamo osservato i monumenti e lei mi aveva detto come si chiamano. Quel giorno mi ha comperato tantissime cose come non me le aveva mai comprato. Siamo andate nel ristorante a mangiare e lei mi ha raccontato le barzellette. Io sono molto fiera della mia mamma perché non era come l'avevo pensata io. E a pensare che io ero convinta che lei non avrebbe trovato un giorno di riposo per me. Jiva Katunar della quarta classe. La mamma e io siamo andate a Venezia. Mi sentivo un po' emozionata perché era la prima volta. Sul Molo Grande abbiamo aspettato un sacco. Non vedevo l'ora di salire sul traghetto. Tutto il tempo andavo su e giù per il ponte. Chiedevo alla mamma com'è Venezia. Dopo un po' mi sono stancata. Nel traghetto c'era un bar e mi sono presa una cioccolata calda. Quando ho bevuto la cioccolata, ho chiesto alla mamma se posso andare sopra al traghetto all'aperto. D'un tratto ho visto che andavamo piano e ho capito che eravamo già molto vicino, perché quando arrivi al porto vai più piano. Sono subito corsa giù e ho cominciato a guardare dicendo solo «Wow!». Siamo uscite dal traghetto e siamo andate a mostrare alla polizia i passaporti. La polizia era gigantesca e c'erano poliziotti con i cani. Siamo finalmente uscite dalla polizia e dai traghetti. Quando siamo arrivate mi sentivo molto felice. Abbiamo passato il ponte dei sospiri dove c'erano tanti lucchetti d'amore e si vedevano tante gondole. Ho visitato il museo Peggy Guggenheim. Passeggiavamo e ho visto tantissimi negozi di Murano. Sono entrata in uno di questi e ho comprato un cavallo piccolo e marrone. Lui mi piaceva di più. Ho visto una bambina con un sacchetto di Disney e ho chiesto alla mamma se c'era un negozio Disney e lei mi ha detto di sì e siamo andate a cercarlo. Abbiamo camminato per 2 ore e ho visto ancora metà Venezia. Era davvero bellissima. Poi passeggiavamo ancora un po' prima di andare via. L'ultima foto che abbiamo fatto era io e la mamma abbracciate e facevamo finta di piangere, però a me veniva davvero. Credetemi che durante il ritorno dormivamo come morte perché eravamo stanche. Mi sono svegliata e sono andata sul ponte del traghetto, però questa volta con la mamma. Avevamo tutte e due i capelli spettinati. Quando siamo arrivate parlavamo della nostra vacanza. Per quanto riguarda la categoria disegni, non ve li posso far vedere ovviamente, ma credetemi, sono bellissimi, pieni di colori e di forme e situazioni fantasiose. Per quanto riguarda il giardino d'infanzia italiano Naridola di Rovigno, è stato premiato il disegno di Noemi Saina Olivotto di 6 anni e 6 mesi. Nella categoria scuole elementari, invece, premiato Marco Zvita della seconda classe della Bernardo Benussi di Rovigno. Complimenti a tutti i bambini. Quattro ciacole in famiglia. Quattro ciacole in famiglia. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Mm-hmm.
sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Affezionata a quella gonna un po' lunga, indaffarata, sempre sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. La sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Calendario degli eventi. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Questa sera, presso il centro multimediale della città di Rovigno, la comunità degli italiani Pino Budicin ospita gli amici del complesso Jazz Brothers and Sister, una jazz band proveniente da Salisburgo, Austria, che già varie volte si è esibita nella nostra arena estiva. Presenteranno brani jazz, blues, musica latina, rock, pop, canzoni appartenenti alla produzione musicale di varie culture europee, creando un meraviglioso mosaico musicale variopinto. L'inizio del concerto è fissato alle ore 20. Not if you care for me. La filodrammatica Giovani e Giovanissimi della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno presenterà giovedì 21 maggio alle 20 al Teatro Antonio Gandusio di Rovigno il musical Blues Brothers. Lunedì 25 maggio alle 20 nella sala maggiore della nostra comunità si terrà la conferenza dal tema Yoga del Sorriso. Va rilevato che l'entrata a tutte le manifestazioni organizzate dalla nostra comunità degli italiani è gratuita. Contatti e info. Telefono 052 811 283.
email info@c-rovigno.hr, su Facebook comunità Pino Budicin Rovigno. E siamo così giunti a conclusione della nostra trasmissione. Nel ringraziarvi per aver scelto Quattro Ciacole in Famiglia, vi diamo appuntamento alla settimana prossima, allo stesso posto e alla stessa ora, mi raccomando non mancate, per la nostra consueta ciacolada. Un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono su Club Radio, sulle pagine Facebook e su YouTube, dalla comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, da Michelle e da Uggi. Ciao ciao!